Bentornati, in questo video che mostro oggi sono raccolte quattro catture svolte nella solita uscita e sarà un video un po' particolare perché terrò la telecamera nella mano libera e non montata sul fucile e in più sperimenterò anche un nuovo richiamo che ho inventato sul momento durante questa pescata. Subito appena entrato in acqua avevo dei buonissimi propositi che subito mi si sono smorzati. Vado a fare il primo tuffo a 20 metri dal punto di ingresso e mi rendo conto di essere troppo galleggiante. Avevo lasciato lo schienalino in macchina, cane delle belve. Quindi torno indietro, esco dall'acqua, vado a recuperare lo schienalino, torno in acqua, carico il fucile. Subito dopo due pinneggiate sbatto la telecamera su uno scoglio e una delle due fascette elettriche che la tiene saldata, diciamo, al fucile, si rompe e cane delle belve arroventato, questa volta non avevo voglia di tornare alla macchina e quindi ho deciso di avventurarmi in questa pescata tenendo la telecamera nella mano libera. In questa azione invece decido di non utilizzare il nuovo richiamo che vi ho fatto sentire nelle clip precedenti perché avevo già fatto qualche tuffo utilizzandolo e senza darmi risultati, quindi opto per i miei due richiami più classici, cioè ovvero sbattere il calcio sul fondo e utilizzare la glottide. L'azione dà i suoi frutti, infatti circa a metà azione vedo passare un bel serra che però scelgo di non considerare perché preferivo aspettare una spigola ed infatti a fine azione vengo premiato con questi due esemplari. Purtroppo il deficit che mi ha creato tenere la telecamera in mano forse mi ha proibito di fare qualche cattura in più, perché pescando nel basso fondo e non avendo una mano libera per ancorarmi, ho dovuto fare quasi tutte le apnee senza caricare al massimo i miei polmoni. Spero che questa situazione non mi capiti più. Comunque, tutto sommato, mi ha dato molta soddisfazione prendere dei pesci con questa situazione di handicap. E oltretutto mi ha permesso di vedere delle scene di catture da un'angolazione che non posso mai vedere montando sempre la telecamera sul fucile. Infatti sto anche valutando l'idea di montare una telecamera in più sopra la testa. Anche se un serra non si può definire il pesce della giornata, è comunque la scena più bella che ho vissuto quel giorno.
Infatti, dopo aver fatto il mio nuovo richiamo, sulla destra dall'alto mi arriva un branco numeroso di serra che per un attimo mi incanta. Non riesco quindi a filmare lo sparo perché la telecamera la punto da un'altra parte. Comunque mi assicuro un esemplare su 2 kg circa. Come sempre il mio 85 allo pneumatico, un base Salvimar modificato da Massi Sub, si rivela sempre la scelta migliore. Infatti, durante tutta la pescata mi ha garantito dei tiri precisissimi, nonostante il mio assetto decisamente instabile sul fondo. Adesso vi lascio all'ultima clip, la cattura di una murena che ho deciso di catturare mentre stavo uscendo dall'acqua per farmi una buona frittura. E alla foto della fine pescata, dove si vedrà un piccolo sagrago che purtroppo nel torbo ho valutato male e di cui non avevo neanche il video. E ovviamente è doveroso mostrarvi anche una foto di Neki, che ora meno male si è messa buona e lascia stare quei poveri operai. Ringrazio tutti per la visione di questo video e se vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Ciao a tutti e buon mare a tutti i pescatori.